Ben ritrovati sul canale Dani Maggio. Eccoci di nuovo qua con un'altra ricostruzione, ma siamo alla prima ricostruzione di PES 2017. Daniele sta registrando l'indomani della gara vera e propria. Siamo qua con PES 2017, attenzione, però aggiornato, ma non con l'aggiornamento Konami, ovvero con un altro tipo di aggiornamento che aggiorna anche la Juventus. Intanto inno della Champions. Una Juventus che nella gara vera e propria ha pareggiato per 0-0. Purtroppo l'unica cosa che in questo aggiornamento non c'è, ma che penso metteranno in futuro, è lo Juventus Stadium. Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli. Che dire, Lemina, Asamoah, Evra, Dani Alves, Dybala, Higuain. La stessa formazione che è scesa in campo ieri sera. Il Siviglia con Sergio Rico, Mariano, Nasri, Correa. Sergio Rico, Pareja, Rami, Sergio Scudero, Mariano, Vasquez, Nzuzzi, Ganso, Nasri, Correa e l'attaccante lì davanti che non siamo riusciti a leggere. Questa è la formazione del Siviglia. Andiamo quindi con questa prima ricostruzione a PES 2017. Juventus-Siviglia è anche la prima partita della Champions League della Juventus. Andiamo ad aggiustare, scusate, ancora la telecamera. Noi andiamo a mettere la ravvicinata. Ok, dovrebbe essere questa la camera che Daniele utilizza in questo PES 17. Ricordiamo, il titolo è stato aggiornato. Ovviamente questa ricostruzione dobbiamo cercare di farla finire 0-0, perché dobbiamo rispettare la gara di ieri. Ma dicevamo che abbiamo aggiornato il gioco. Intanto diamo un po' di dettagli su questo PES 2017. Come tutti ben saprete, Konami non ha fatto uscire il gioco in maniera completa, ovvero la Juventus si chiamava in una maniera assurda, con un aggiornamento che trovate online ma non fatto da Konami. Potrete andare ad inserire questo aggiornamento appunto su una chiavetta che viene poi collegata alla PlayStation 4. Attenzione, intanto il pallone è recuperato da Ben Yedder e poi la Juve recupera con Asamoah, Evra, Chiellini, Barzagli sul passaggio di Bonucci. Dicevamo quindi la Juventus era aggiornata con l'aggiornamento Konami. Attenzione, brutto fallo, rimane a terra il giocatore Dybala, cartellino giallo all'indirizzo di Ganso. Attenzione, si è infortunato Dybala, rivediamo. Dicevamo, insomma, per concludere il discorso, che appunto Konami non aveva aggiornato il gioco al 100% con tutte le squadre. Di conseguenza basta che voi scarichiate questo primo aggiornamento, ma che, non ripetiamo, non è fatto da Konami. Attenzione, qua c'è fuori gioco della Juve. Insomma, scaricando questo aggiornamento renderete il gioco al momento migliore rispetto a FIFA, perché avrete tutte le squadre con tutti i nomi originali, o quasi tutti, o meglio dire quasi tutti, perché poi arriverà un altro aggiornamento che renderà al 100% il gioco con tutte le squadre e tutte le licenze. Attenzione a questo tiro, Buffon! Però dobbiamo dire che come primo aggiornamento non è male, perché avrete non soltanto ovviamente la Champions League, che quello è già un diritto di PES, è una licenza di PES, ma comunque avrete quasi tutte le squadre con i nomi originali. Khedira, avanza Khedira, la tocca a favore di Dani Alves. Scusate se ci siamo prolungati in questo commento iniziale relativo a PES 2017, ma era doveroso farlo. Chiellini, Evra, attenzione Evra sulla sinistra, prova a cercare Higuain, recupera la palla ora il Siviglia. Zunzi, Vasquez, Nasri, il tocco a favore di Mariano. Attenzione al Siviglia, Daniele deve evitare il gol. Mariano mette in mezzo questo pallone, c'è questa girata, il pallone è alto,
sopra la porta difesa da Gigi Buffon. Ricordiamo appunto che lo Juventus Stadium, purtroppo non avendo i diritti della Juve, lo Juventus Stadium non c'è, ma magari con un aggiornamento futuro è probabile che appunto questi utenti che hanno creato questi aggiornamenti riescano anche a creare lo Juventus Stadium. Praticamente diciamo che PES è personalizzabile al 100%. Attenzione a questo calcio di punizione, non arriva Chiellini, il pallone esce. Siamo ormai nel recupero del primo tempo, il risultato ancora di 0-0, una Juventus che ieri non è stata bellissima, dobbiamo ammetterlo. Ha giocato molto meglio nel secondo tempo, ha dominato nel secondo tempo, ma non è riuscita a trovare la via della rete. E adesso andiamo con i cambi che ha effettuato ieri Allegri. I cambi che sono stati Piazza, ma lo facciamo entrare prima, ed esce Dybala, poi ha fatto entrare Alexandro e ha tolto Evra, e poi ha fatto uscire Asamoah e ha fatto entrare Pjanic. Questi cambi che ha fatto Allegri ieri, e quindi andiamo con il secondo tempo di questo Juventus-Siviglia, prima gara di Champions League per la vecchia signora. Vasquez, ex Palermo, Ganso, ex compagno di Dybala, Correa, pallone in profondità, il colpo di testa, la palla è per Sami Khedira, il tocco a favore di Higuain, poi Piazza, Khedira. La Juve ha beccato una traversa ieri, ovviamente noi cercheremo di mantenere, come già detto, il risultato fermo sullo 0-0, perché questo è stato il risultato della gara vera e propria. Mariano, Nasri, pallone in avanti, attenzione, Bene Yedder va avanti, occasione per il Siviglia, arriva Bonucci che la tocca indietro a Gigi Buffon, capitano della Juve, va al lungo rinvio, il colpo di testa, la palla ora a favore di Rami, poi Nasri, avanza Nasri, Mariano, palla in area di rigore, arriva Bonucci, Chiellini, Alexandro, Khedira, Dani Alves, Barzagli, lancio in profondità a cercare Piazza, attenzione Piazza, controlla Piazza, fermato Nzunzi, poi Ganso, Ben Yedder, arriva il recupero della Juventus, il pallone toccato ancora indietro a favore di Barzagli che la gira su Chiellini, poi Alexandro, di nuovo Chiellini, poi Bonucci, Barzagli. Siamo al 72esimo minuto, dobbiamo dire, non una grande partita. Ieri la Juve qualche tiro in porta l'ha fatto qua. Noi ovviamente non possiamo rischiare più di tanto di fare gol. E qua c'è un altro cartellino. Attenzione perché Ganso era già stato ammonito e ne è solo richiamato dall'arbitro. L'arbitro di ieri sembrava un vampiro della partita di Champions League. Barzagli, Bonucci, Lemina, Alexandro. Prova ad andare Alexandro, poi arriva Lemina, attenzione a Calton, che prova a metterlo in mezzo, Higuain, la palla rimane con Higuain, riesce a sbrogliare Mariano, Nasri, 79esimo, arriva Alexandro, che però non riesce, dobbiamo dire che questo PES è migliorato tantissimo, rispetto già alla versione 2016 che era già un ottimo gioco di calcio, quest'anno da un'ottima concorrenza, attenzione a questo pallone in profondità, Buffon senza problemi, dicevamo che sarà veramente una super gara, una super concorrenza, diciamo che il gioco così com'è, fatto uscire da Konami, non è granché, ma con i dovuti aggiornamenti il titolo potrebbe addirittura superare FIFA. Attenzione, il pallone sulla destra, chiuso, entra Correa al posto di Vitolo. Ricordiamo che noi non siamo né per uno né per l'altro gioco di calcio, riteniamo che anche FIFA sia un ottimo gioco di calcio. Pallone a sinistra a favore di Alexandro, che però non riesce a controllare, la palla esce, rimessa laterale a favore del Siviglia. Entra Iborra al posto di Vasquez nel Siviglia. Siamo ormai giunti all'89esimo. Attenzione, c'è un errore, il pallone per Higuain, prova Higuain, il tiro, la palla è alta. Gran conclusione di Higuain, pallone alto, sopra la traversa, difesa da Sergio Rico che ieri ha fatto delle parate notevoli, ha salvato il Siviglia più di una volta, una Juventus che comunque può fare di più in Champions League. E adesso c'è Mariano che la tocca a favore di Nasri, il tocco a favore di Iborra,
E poi c'è questo fallo, ma sul fallo di Pjanic finisce la partita. Tra l'altro abbiamo sbloccato anche il trofeo esibizione, perché ovviamente ce lo dà come esibizione, ma era una gara ricostruita della Champions League da parte di Daniele. Il vostro Bruno Longhi vi ringrazia ancora una volta per essere stati qua sul canale di Daniele. Noi ci ritroviamo presto, rimanete sintonizzati per tantissimi altri nuovi video. Daniele ha tantissime nuove idee, quindi rimanete sintonizzati tra live, ricostruzioni e anche altri tipi di video che torneranno sul canale d'Animaggio. Ci saranno tantissime novità, quindi rimanete sintonizzati, ricordatevi di iscrivervi al canale d'Animaggio e di lasciare un mi piace, appunto anche ovviamente iscrivetevi per non perdervi i video futuri. Noi ci ritroviamo presto, questa era Juventus Siviglia, la ricostruzione della gara di Champions League. Un saluto dal vostro Bruno Longhi, noi ci ritroviamo presto qua sul canale d'Animaggio.